Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Vabbè, dovrei parlare di un girone che alla fine sì, è poco superiore a quello che aveva Leicester, quindi è un girone abbastanza di merda. Però tutto sommato bisogna dirlo e qua voglio non fare l'ipocrita come fanno molti altri, fanno i finti sportivi, parlano delle altre squadre in maniera sportiva, però quando hanno la possibilità tirano le frecciatine mascherate, no? Infamano, perché soprattutto anche alcuni colleghi miei sono bravi a infamare. Vabbè, comunque, a parte questo, io dico semplicemente una cosa. Allora, era un girone di merda, lo sappiamo tutti. Ho tifato contro il Napoli perché, con tutto quello che prendiamo dai napoletani, dai romanisti, dagli interisti, milanisti e quant'altro, tutto l'anno, figuratevi se adesso mi metto anche a tifare le squadre italiane, ma figuratevi proprio, cioè, non esiste. Però bisogna ammettere che oggi il Napoli ha fatto una grande partita, ha rimediato agli errori fatti nelle partite precedenti e secondo me, ripeto, in un girone di merda così è più logico che passi come testa di serie un Napoli con Benfica, ok? Tanto per essere chiari. Ed è giusto così, perché è l'UEFA che deve migliorare secondo me l'assemblamento dei gironi, perché così veramente non si può vedere squadre come il Leicester o il Porto testa di serie, il Napoli che è secondo in campionato, terzo, no, addirittura adesso è, non so, quarta in campionato, quindi devono molto migliorare le cose. Ripeto, comunque nel girone del Napoli più che il Benfica era giusto che passasse il Napoli come testa di serie, anche perché molti dicono sì, vabbè, ma guardando prima e seconda non c'è tanta differenza quest'anno, c'è la differenza che il ritorno lo giochi in casa, oltre ai soldi in più, però i soldi in più a noi tifosi non arrivano, quindi noi guardiamo il ritorno in casa, che è molto importante, soprattutto in uno stadio come il San Paolo, come Napoli, che faranno la boglia sicuramente il ritorno, quindi mi sembra giusto sottolineare questo. La partita del Napoli, lo dicevo anche in live, mentre Peppone era in live, gli ho scritto due cose che lo vedevo preoccupato come un po' tutti i napoletani. Io veramente oggi non c'ho tifato. Oggi, ecco, forse oggi è proprio l'unica partita che non c'ho tifato contro al Napoli, come spero che perda e quant'altro. Sono stato molto distaccato, ok? Anche se ovviamente poi godi se una squadra avversaria perde anche in Europa, è inutile fare gli ipocriti. Però oggi ho visto la partita in maniera molto distaccata. Gli avevo scritto: guarda, il Benfica sta facendo delle azioni in velocità allucinanti nel primo tempo, però concretezza zero, non hanno mai fatto un qualcosa di pericoloso se non per cagate dei difensori del Napoli. I napoletani mi hanno tanto attaccato i Napoli Benfica 4-2 quando dissi la difesa, tu sul 4-0 non puoi prendere due gol. E adesso cioè non voglio battere su questo tasto ancora, però tu sul 2-0, sul 2-0 non puoi regalare un, perché il Napoli, il discorso è che in questi 2-3 mesi il Napoli dovrà molto lavorare su questi su questi blackout che ha ogni tanto, anzi ogni tanto, quasi ogni partita, soprattutto se la sta dominando apparentemente, ha questi blackout che riaprono la partita, che possono riaprire una qualificazione. Perché? Perché dico che dovete lavorare sui blackout? Perché un gol preso a eliminazione diretta pesa tantissimo, anche se sei sopra di 2-3 gol, pesa moltissimo, soprattutto se lo prendi in casa, ma anche fuori casa pesa tantissimo. Quindi finire una partita 2-0 è meglio che finirla 2-1 a eliminazione diretta. Poi parlando un attimo del girone di altre partite di Champions, adesso non so se il PSG è finito a 2-2 contro Ludogorets, però per come sono messe adesso le squadre, sarebbe stato più difficile affrontare un Arsenal che un Paris Saint-Germain. Però c'è da dire un'altra cosa, che molti dicono: io affronterei questo Bayern Monaco. Ma se magari il Bayern Monaco sta facendo la stessa cosa che facciamo noi, che magari inizia a carburare molto meglio a febbraio-marzo, quando la stagione si fa viva, si entra nel vivo. Quindi è inutile adesso tirare le conclusioni: io affronterei questo, l'altro, quell'altro, perché in 2-3 mesi può cambiare tutto, infortuni, non so, tecnica, tattica, depressione sportiva, perché può capitare che una squadra magari arrivi agli ottavi di finale, sì, nel periodo degli ottavi di finale, in una zona depressiva, che si è trascinata dal campionato, quindi può fare male, ma come può fare bene magari per rilanciarsi. Ad esempio adesso la vittoria
di Lisbona, del Napoli, può essere una cosa positiva per rilanciarli in campionato, ma può essere anche una cosa negativa, come è successo per la Juventus, che però la Juve è ripartita dopo, subito dopo aver perso a Genova. Perché queste partite ti scaricano mentalmente, anche se comunque il Napoli non ha, diciamo, faticato così mentalmente, perché poi a un certo punto, quando dall'altra parte, ecco, un'altra cosa, il girone di merda, da dove si capisce che la Dinamo Kiev segna più gol in una partita contro il Besiktas, che ha fregato 4 punti al Napoli, ragazzi, ha vinto in casa del Napoli, e qua capisci che è una squadra che ha un girone di merda, perché una squadra che va a battere il Napoli a Napoli, e poi nella partita decisiva, che può contare davvero il passaggio del turno, vai a perdere 6-0, 6-0, può essere in 10, quello che vuoi, ma non vai a perdere 6-0 contro l'ultima in classifica nel tuo girone. Vabbè, detto questo, io ripeto, il Napoli ha strameritato il passaggio del turno come primo, perché se è vero che il Napoli ha fatto cagare nelle partite precedenti, perché adesso suona anche la sveglia, porca troia, vabbè, comunque, se il Napoli ha fatto cagare nelle partite precedenti, è anche vero che però le altre hanno fatto peggio. Quindi è giusto che come primo sia passato il Napoli, senza alcun dubbio. Niente, io faccio semplicemente i complimenti ai napoletani, a Napoli, perché comunque, a parte tutto, ripeto, io li schifo, ok, li schifo, ma non sono come gli altri che li schifo, allora devo partire per partito preso, insultarli anche se hanno giocato bene. Il Napoli oggi, nel secondo tempo, soprattutto nel primo tempo, è stata così studiata, poi dopo il 3-0 da Dinamo Kiev sembrava si accontentassero del pari, così secondo me non era già dall'inizio, non si sarebbero mai accontentati del pari. Nel secondo tempo l'atteggiamento del Napoli mi è piaciuto, sono entrati in campo proprio per vincere la partita e poteva finire anche 3-4-0. Poi c'è stata quella cagata lì, che ripeto, in questi 2 o 3 mesi il Napoli dovrà molto molto lavorare su questi blackout, che a eliminazione diretta ti possono costare davvero molto caro. Questo è il mio giudizio per Benfica Napoli, ripeto, complimenti, un saluto a tutti e fino alla fine Forza Juventus, domani tocca a noi, dobbiamo vincere contro la Dinamo Zagabria. Altri risultati non sono concessi.